Oggi aveva piacere di venire a dare una spiegazione in più perché siamo andati a scegliere le pietre. No, le abbiamo scelte, diciamo a caso, ma non tanto. Io le ho detto che cosa volevo e lei mi ha dato una risposta. Vi dico che siamo molto legati a lei perché quando ci siamo sposati la nostra bomboniera era una pietra che abbiamo comprato nel suo negozio che si chiama Magiche Pietre di Alessandria. E quindi, visto che cioè, per me la pietra è una parte importante perché è natura e quindi attraverso le pietre, adesso lei ci spiegherà velocemente come noi possiamo migliorare o possiamo imparare, giusto? Allora ho detto scegliamo delle pietre, poi sulla base non della scelta al di là, ma in base alla pietra che avete potete prendere l'energia da lei. Prendere energia o comunque mantenere l'energia. Quindi adesso lei vi spiegherà, Laura vi spiegherà, prima un applauso. Vi spiegherà la singola pietra che cosa rappresenta. Buonasera a tutti, ringrazio Vito per questo invito, con parole. E non sono abituata a queste platee, sono anche un po' emozionata, ma proverò a... La prova ci voleva. Ci voleva, sì. Dunque, faccio una piccola premessa. Io vendo e studio soprattutto le pietre da più di 25 anni, per cui sono diventata una parte integrante della mia vita. E le uso anche su altre. Chi ha mai sentito parlare di cristalloterapia? Ecco, non è una cosa così sconosciuta ormai, no? 20 anni fa era più difficile assolutamente. Devo dire subito che non amo quella deriva un po' new age di chi usa spesso le pietre, cioè quel amore, cuore, fiorellini. Noi non sappiamo che cos'è l'amore se non è studiato, accompagnato da un percorso serio di crescita personale tipo questo che ho sentito stasera che viene proposto. Fraintendiamo spessissimo, vogliamo sognare, giocare, fare piccole magie e non prendere seriamente l'impegno di introspezione, di conoscenza di sé. Le pietre sostengono questo processo, aiutano senz'altro, ma poi una grossa parte del lavoro, la più grande, è imprescindibile, è legata alla nostra volontà. Certo, danno una bella, fanno un bel lavoro sulle emozioni e sulla nostra volontà, aiutano veramente molto. Io credo che siano veramente degli scrigni dove la natura, dove una intelligenza superiore, Dio se volete, ha inscritto delle leggi universali che vanno ricercate. Cioè, a me non piace usare le pietre come spesso si fa, andando a vedere semplicemente su internet o perché qualcuno ce l'ha detto, perché è un ripetere a caso, è un condizionamento anche questo in fondo, no? Ci sono gli esperti sicuramente, ma valutate quali esperti, perché usiamo una pietra piuttosto che un'altra? Solo perché ce l'hanno detto, perché il quarzo rosa è il colore del cuore, quindi userò la pietra dell'amore? No, è molto più complicato. Stasera è ovvio che non vi parlerò di questo, ci vorrebbe un'intera giornata, ma tanto per dare un'idea del lavoro che si fa seriamente, è uno studio che parte a livello scientifico, poi si travalica questo livello, però si parte a livello scientifico. Le pietre sono composte tutte da minerali e da componenti diversi. Perché una pietra ha prevalenza di calcio e un'altra di ferro e un'altra di alluminio? Serviranno per cose diverse evidentemente, no? Quindi è bene conoscerle a fondo. Vito prima diceva i 7, un numero magico, un numero spirituale, un numero importante. Tutte le pietre, dalle gemme alle rocce della terra, tutte si costituiscono a partire da una figura geometrica, i loro cristalli si formano a partire da una figura geometrica particolare e sono 7 queste figure, quindi vedete che non è assolutamente un caso. Poi c'è un'eccezione, a volte non fanno in tempo a solidificare, a cristallizzare, però sono 7 reticoli. Sappiamo quanto è importante, perlomeno spero che voi sappiate quanto è importante l'onda di forma, cioè tutte le forme, ce lo ricordavano, ce lo dicevano già gli antichi, nel mondo delle idee esistono delle forme, degli archetipi, no? Di misure geometriche, di forme geometriche che ci parlano di principi universali.
Nella pietra è esattamente la stessa cosa. A seconda della forma in cui si è cristallizzata, a volte si vede all'esterno, proprio in questo caso quelle di stasera no, ma con un microscopio voi potreste vedere una forma diversa, un trapezio piuttosto che un rettangolo, un rombo, ognuna ci parla di un'energia diversa. Una determinata forma in uno spazio muove energie diverse. Detto ciò, andiamo a vedere, ho detto questo per non fare la figura di Maga Maghella, era quello che non volevo fare, cioè parte da principi piuttosto seri, no? No? E quindi, le vostre pietre che stasera avete scelto, andiamo a descriverle una per uno. La prima, quella scura, tipo canna di fucile, non è proprio nero, ematite. Guardavo questa ma non mi sembra. No, è un'altra. Quella è, esatto, proprio sembra metallica, lo è metallica, nel senso che contiene molto ferro. L'ematite, lo dice il nome stesso, c'è dentro il sangue, la parola sangue. Quindi, infatti, quando la tagliano questa pietra, usano anche l'acqua perché è molto dura, quindi la lama si infuocherebbe, l'acqua di lavorazione esce rossa. E gli antichi romani, soldati delle legioni, lo usavano in forma di polvere, se lo spalmavano addosso durante le battaglie, perché ritenevano che desse loro molto coraggio e l'invulnerabilità. Pensate di che cosa ci parla già questa pietra, di una forza enorme, della vitalità del sangue che tiene irrora tutto l'organismo e lo tiene in vita, della forza vitale, della sopravvivenza. Ci parla di un'emozione di sicurezza, di stabilità, di forza, di energia, una grandissima energia. Per cui chi ha scelto questa pietra non l'ha fatto a caso, anche se apparentemente sembra così, una parte molto profonda di voi, quella più vera, che spesso non ascoltiamo perché siamo in preda alle altre cose, la vita ci porta, la quotidianità ci porta proprio via da quell'essenza, ma quando l'ascoltiamo quella parte lì sa fare le scelte giuste e conosce bene quello di cui ha bisogno. Quindi non a caso avrete scelto quella pietra lì, che vi porterà, per il lavoro che andrete a fare, questo tipo di energia, questo tipo di ricordo, una grande forza, una grande vitalità, una grande intraprendenza. Chi ha scelto invece quella bianca e grigia, che si chiama aulite, che lavora, se è la prima pietra lavora, avete mai sentito parlare di chakra, di centri energetici dell'uomo? Ecco, la prima lavora su una parte proprio bassa, la parte del fisico, la seconda è già una pietra che riguarda la sfera delle emozioni, della sfera della sensibilità, la sfera dell'accoglienza. La parola chiave è semplificazione, snellimento, cioè semplificare quella vita complicata. Non dico niente di nuovo, è stato detto già tutto prima, le pietre riassumono un po' quello che è stato detto. Lo snellimento anche a livello emotivo, portare via, lasciare andare, sciogliere, accogliere e sciogliere quelle emozioni che non ci sono utili, che si possono trasformare in qualcosa di utile, ci aiuta a conquistare il nostro centro e a poter essere più andare dritti alla meta. Se abbiamo un obiettivo, non appesantiti da queste emozioni che non servono, sicuramente il cammino è più semplice. Quindi snellimento, semplificazione, portare pace a quella mente che continuamente crea dei problemi che poi si manifestano a livello emotivo. Abbiamo una terza pietra che lavora invece proprio sul plesso solare, sulla zona della volontà, della vitalità, dell'energia, e che è quella rossiccia, quella lì, esattamente quella lì. Deriva un po' somiglia a un occhio di tigre per chi conosce le pietre, però è più rossa, ha un colore che le dà una vibrazione leggermente più, che lavora sull'emotivo. Parlando di plesso solare si parla di volontà, questa è una pietra che porterà volontà a quando succede di essere un po' più pigri, un pochino più dare la colpa all'altro e perché non si ha tanta voglia di lavorare su di sé. Quindi aiuterà davvero a portare attenzione alla propria responsabilità.
aiuterà anche a quelli che si prendono troppe responsabilità degli altri sulle spalle per non vedere le proprie, perché spesso facciamo anche questo giochetto qui. È una pietra che ci parla di fermezza, quindi chi l'ha scelta verrà aiutato proprio nella volontà e nella fermezza di difendere anche i propri confini da chi, situazioni e persone moleste che ci portano via energia. Poi abbiamo una quarta pietra, che è quella rosa, un rosa antico, che si chiama Rodonite, una pietra molto bella, lavora sul perdono, che è un'emozione, anche lei, è un'emozione alta il perdono. Attraverso il perdono, e non necessariamente degli altri, prima deve essere verso di noi, si va a sciogliere tutta una serie di impedimenti nel procedere. Il perdono significa intanto volersi bene, infatti è una pietra legata alla sfera del cuore, alla condivisione, aiuta chi davvero ha voglia anche di condividere il proprio lavoro e la propria crescita. È una pietra meravigliosa che sostiene in questi passaggi di crescita. Poi abbiamo, quindi scusate, la parola che vi porta è proprio fiducia in se stessi, perché poi alla fine attraverso il perdono, se riusciamo a far tacere quel censore che è costantemente acceso, che ci giudica dal mattino alla sera e quindi non ci permette di vivere appieno il nostro, la fiducia in noi, dobbiamo andare proprio a bloccare quel censore. Poi abbiamo ancora l'ultima pietra, che è un unachite, una pietra verde con delle inclusioni rosse. Pietra che come si chiama? Unachite, è della famiglia dell'epidoto. Infatti è composta di tre minerali, che sono il feldspato, il quarzo e l'epidoto, ed è una pietra che riassume il detto crescere insieme. Cosa significa? Significa che allarga, anche questa è una pietra di grande condivisione, unisce il rosso delle emozioni primarie, delle emozioni più basse, di bisogno, al cuore, e quindi le fa diventare sentimenti, le trasforma, le sublima. È la pietra dell'allineamento. Chi l'ha scelta cerca proprio l'allineamento tra i bisogni della propria personalità e invece gli aneliti dell'anima che perseguono una missione. Con questo mi sembra, Pietra, abbiamo detto tutte, vi auguro un buon lavoro. Prego. Sì. Non ho capito che. La valenza è la stessa, lavora sempre sul terzo chakra e un po' più legato alla volontà, anche alla concentrazione proprio di tigre, al mentale, la vibrazione più gialla, invece quella rossa è più legata all'emotivo. Però sono due pietre molto molto simili, molto simili. Occhio di bue. Di che cosa? Una chite, l'allineamento tra la personalità che fa i capricci, il bambino bisognoso che ogni tanto ha bisogno di essere riconosciuto e approvato, e la parte invece animica, la parte della spirituale, che sa benissimo, è conscio della sua forza, del suo potere, della sua felicità, e si dà da fare per essere utile a sé e agli altri. Bene, grazie Laura. Allora, se volete approfondire, poi Laura fa dei corsi, magari mi dà la segnalazione, io, voi siete tutti iscritti alla mia newsletter, vi mando la comunicazione. Al massimo, se è piacere di...